I Gambettola ospita a domicilio Nova Fetia. Il giallo blu cerca di allontanarsi dalle sabbie mobili della gradatoria e Gambettola di prendere le distanze. Alla fine viene fuori una partita molto accorta da ambedue le formazioni, sbloccata da prodezze personali. In avvio è la formazione ospita a prendere coraggio con questo tentativo di Balducci, più preciso Radi che da calcio piazzato chiama alla presa il portiere Morelli. Sempre da calcio piazzato nasce la prima iniziativa del Gambettola con Batani che blocca in due tempi la sfera. Lo stesso estremo ospite deve ripetersi in uscita nella propria area di rigore, onde evitare pericoli maggiori. Il Nova Fetia sblocca la gara poco dopo grazie a Narducci con un tiro che sorprende anche il nostro cameraman disturbato nell'occasione da un passante. L'1-0 del Nova Fetia è cosa concreta. Il Gambettola prova a rispondere con un tentativo fuori misura e con un quasi gol con un tiro di Alilai. L'ultimo tentativo è a cura di Brigliadori, ma nulla da fare. Squadra a riposo sullo 0-1. Nella ripresa parte bene Nova Fetia. Lascia più a Muratori, per poco non segue il raddoppio. Bravi entrambi a rubare tempo all'avversario. Il Gambettola invece si rende pericoloso a calcio piazzato. Batani controlla che la sfera si depositi sul fondo. Poco più tardi, solo l'imprecisione di Lelli non manda il Gambettola sul pareggio. Ma tenta e ritenta, il pari si materializza quando Alilai sfonda al centro questo traversone spizzicato dalla rete guardia di ospite sul piede Ambrosini che ben appostato firma l'1-1. Da punizione Batani è costretto nuovamente all'intervento, ma il Gambettola passa per l'ennesima invenzione di Alilai che apre per Ambrosini che in scivolata dentro l'area di rigore batte Batani trovando il gol partita 2-1 Gambettola. Nel finale Nova Fetia ha una reazione d'orgoglio, la conclusione di Narducci è fuori misura, mentre la punizione di Muratori è una comoda chiamata per Morelli. Termina qui la gara con il Gambettola che trionfa per due reti a 1.